Ciao a tutti caciotti, siamo qui nella terza stagione. Ho caso due stagioni in 2 giorni, non ci credo. Sono spawnato in una giungla, il seed è, faccio vedere, meno 145991813, ma lo potete vedere bellissimamente. Siamo nel bioma river, quindi qua ci dovrebbe essere un fiume, eccolo lì. Ok, ora lagga un pochino, mi sembra anche abbastanza ovvio. Appena creato il mondo, sì. Qua posso arrampicarmi, giusto? Nella giungla? Sì, posso arrampicarmi. Poi non voglio. Voglio prendere subito del legno e farmi le solite cose. Dato che è già il secondo video che faccio, se volete vedere la parte in cui prendo la legna e faccio tutto il resto, andate a vedere la seconda stagione, primo episodio. Ora io stoppo il video, ci vediamo tra poco. Ok, ragazzi, mi sono fatto gli oggetti base in pietra, ho trovato anche due cristalli di non so cosa, ho trovato scavando per terra. Mi sento molto berghilsi in mezzo alla natura così, ma va bene, secondario, qui c'è dell'olio. Proviamo ad andare là sopra, altrimenti ci sono queste cose in cui possiamo arrampicarci. La mod che serve per tagliare tutti gli alberi in un colpo si chiama Tricapitator, o almeno questa è quella che conosco io, poi se ce ne sono altre, inculatevi. No, scherzo. Bene, neanche no. Bene, andiamo qua tutti gli alberelli. Questa voglio prendere, quindi facciamo un tuffo da Bear Grylls. Perfetto. Molto bene, qua ci dovrebbe essere anche uno di quegli alberoni. No, ok. Ora, quello è un bel albero. Ora, non so se sia una bella cosa tagliarlo tutto perché potrebbe essere pericoloso, ma sì, che strage, che strage. Ho sentito anche un topo. Sì, ho trovato delle tartarughe che mi hanno dato le ceste, oddio. E per farti dare le ceste devi solo semplicemente girarle col tasto destro e poi ammazzarle. Molto semplice. Berelli. Ok, bene, andiamo per di qua. Vediamo quanto legno abbiamo. Due stack da 64 e anche qualcosa di più. Allora, qua c'è un altro alberino. Io starei anche cercando una zona abbastanza piatta dove farmi la casa. Qua c'è un altro albero. Prendiamo più legna possibile finché ci siamo. Ecco, qua sulla mappa noto che c'è una bella pianura. Molto bene. Allora, ci sono degli orsi. Allora, qui potrei già trovare un po' di carbone. Sento dei caprioli o quel che è. Caprioli, lol. Allora, beh, sì, mi sa che qua troverò un po' di materiali. Quindi direi che la mia casa la faremo qui. Ora, qui c'è anche un gatto, però non ho il medaglione, quindi mi dispiace. Ok, allora qui potremo fare la casa. Vediamo. Qui è buggato, anzi no. Lì c'è un'altra cavernicola. Ecco, lì ci sono i cristalli che ho trovato. Questi li ho trovati blu, questi sono viola. Buono. Allora, canne da zucchero servono sempre. Ho paura qua. Buono. Buono, le veins, oh, un altro cristallo. Bene, qua prendiamo il carbone e ci vediamo quando ho finito di prendere tutto. Ok, ho preso tutto. Ora, qua c'è un'altra caverna. No, ok. Sì, prendiamo. Bello. Ma nell'acqua non riesci a nuotare, poverino. Non riesco ad ammazzarti però. Sì! L'ho ammazzato, cosa mi ha dato? Solo una piuma, vergognati.
Cos'è qua? Un piranha? No, un pesciolino. È innocente, è indifeso, però deve morire. Un metodo nuovo, buono. Allora, qua rompiamo questo. Qua, no, lì c'è un vulcano, forse ci andiamo per prendere il pavimento, dato che voglio farmi un bel pavimento. Qui c'è un altro. Ah, questo è un piranha. Ah, si è uscito dall'acqua, eh? Muori. Vabbè, allora, dato che si sta facendo notte, piazziamo qua. Allora, ci facciamo una falce che serve per fare tante belle cose. Come vedete, appiattisce grandi zone in poco tempo. Io bella zona. Allora, facciamo subito anche un po' di torce. Eh sì. Vabbè. Quattro vanno più che bene. Perché tanto si moltiplicano per quattro. Perfetto. Ok, è notte. Male. Male. Vediamo il legno. Facciamo. Allora, 9x9. Classico direwolf, stile direwolf, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allora, piazziamo subito. Ciao. Allora, alziamoci giusto giusto di un paio di cubi. Ok, adesso abbiamo questi. Ok, già solo fare un altro piccolo piano per il tetto. Sì, quando avete dei bug del genere basta fare cambiare la grafica così. Allora, però io qua ho un pochino paura. Sono in peaceful, no, in easy. Fortuna non ci sono ancora mob. Voglio farlo ancora di uno più alta. Però non so se ce la faccio. C'ho del legno, sì, e voglio 43, sì, ce la faccio. Aia. Iniziamo male, io te lo dico. Prendiamo l'accetta che è qui. Ok, ci adesso un altro po' di legno. Vabbè, 64, siamo a posto, teoricamente. Ma va col paese. Io qua ho paura che effettivamente possa entrare qualcuno, quindi ci mettiamo una cosa, finisco il tetto e iniziamo. Ok, rieccoci, piazziamo un po' di torce. Ok, bene. Facciamo una porta. Ok, ora qui, vabbè, sarà da fare un po', se vogliamo farlo proprio allo stile di Direwolf, bisogna fare i quadranti per le finestre. Poi non è che uno copia Direwolf solo perché dice l'ha fatto Direwolf, no, perché questa è la cosa, è la casa ottimale, perché con le finestre in alto la luce arriva in modo splendido, illuminata al 100%, quindi la vedo come una buona cosa. Lì c'è un ragno. Ora io non ho nemmeno la lana, quindi mi toccherà scavare stanotte.
oppure aspettiamo la notte insieme a voi. Qui sabbia non ne abbiamo, quindi piazziamo intanto le prime. Ok, tira un paio di laggate, ma mi sembra normale. Allora qui ci metto le diverse cose, quindi 1, 2. Ora non so, mettiamola qui, 1 e 2. Allora, qua ci mettiamo le cose che non mi servono per ora, così che mi serve. Saplings, semi, questo non mi serve, questo non mi serve, non mi serve, non mi serve, non mi serve. Ok, qui ci mettiamo invece i cristalli, le cose un po' più di valore. Raw fish, raw beef. Sì, ok. Bene, facciamoci una fornace. Fortuna abbiamo un po' di cobblestone. Allora, prima cosa ci facciamo un po' di charcoal. 16 che lo possono bastare. E sì, ci vediamo quando è mattina. Ok, si sta facendo mattina. Qua ho cotto un po' di roba. Ho fatto solo 10 charcoal alla fine. Perfetto, mi sembra una pala, perché ora dobbiamo prendere della sabbia, perché durante la notte è arrivato uno scorpione e un topo. Il topo mi ha dato due pezzi di coal, quindi è stato buono. Però lo scorpione mi ha dato, beh, mi ha dato anche lui della roba, però è più brutto da vedere. Più bello un topo. Una caverna, ti pareva? La faccia della caverna? Non la vedo come una buona cosa, quindi la mettiamo così. Qui ci sono le solite cose. Ho paura che però mi arrivi creeper. No, mannaggia la miseria. Faremo un creeper. Bene, le cuociamo, ci facciamo i pannelli e poi ci ritroviamo. Ok, manca l'ultimo, ora creiamo i pannelli, spero solo che si allineino anche orizzontalmente, se no mi tocca fare 8, 16 pezzi di vetro normali, ma io non voglio. Voglio vedere se effettivamente i pannelli servono anche in orizzontale. Ok, sembra di no. Fanno leggermente anche creare. Quindi questi li useremo qua. Sono 12, 1, 2, 3, 4, 5, ma sì, qui possiamo già metterli. Mettiamoli qui. Ok, questi vanno bene. Allora, questi li usiamo intanto. Cuociamo questi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. Ci mettiamo due charcoal, perché il charcoal è più buono. Scherzano. Oh, che cacchio è? Oh, chi è che picchia i gatti? Ah no, il gatto che picchia i conigli. Bravo gattino, bravo. Ciao! Oh, mi ha risposto. Ah, ma voi non l'avete sentito. Ciao! Bravo, bravo. Ammazzalo di botte! Di più! Grande mito, ti stimo! Vai, picchia! Picchiala! Mi sa che l'orso ora. No, non ma. Fallo mangiare all'orso! Cattivo gatto! Oh, ma se li mangia tutti sto gatto! Mio! Dai, dai, ammazza il gatto! Ammazza il gatto! Grande orso! Sudal Power, l'uomo che sussurrava agli orsi. Fai così, grande orso, grande. Bene così, ti stimo un casino. Tieni, ti regalo anche un pesce perché sono buono. Mangialo. Ma. Ok, non ce lo mangio, perfetto. My little pony, my little bear. Bene, abbiamo 8, tanto pensiamo a questi 8, ed è 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. Prendiamo quest'altro, siamo qui. Prendiamo e dai, però, e dai, però, e dai. Questo. Vabbè, finirò qui e per questa puntata è tutto. Ciao a tutti. Anzi, ciao a tutti.